E siamo passati a un altro incontro premondiale che interessa qui la Polonia, che è in maglia bianca, contro l'Eire, che è in maglia verde. Hanno vinto i polacchi per 3-0. Ricordiamo che i polacchi sono nel girone con la Germania, la Tunisia e il Messico. Sono andati in vantaggio soltanto nel secondo tempo e hanno aperto le marcature grazie a un errore veramente clamoroso del portiere irlandese Payton, sul quale il più pronto di tutti è Bonek, che può sfruttare il gol. La Polonia si avvale anche per questa edizione dei mondiali dell'ossatura del mondiale 74 con Tomaszewski, con Smuda, con Szymanowski, con Dejna, con Lato, con Szarmach, che proprio Dejna ha segnato questo secondo gol. Dejna è un po' ancora il cardine della manovra. Tra l'altro hanno potuto recuperare Lubanski, che nell'edizione del 74 era infortunato, è un giocatore ormai anziano ma molto esperto e ancora molto valido al centro dell'attacco. Rivediamo anche qui il tiro da lontano di Dejna, che sorprende nettamente un po' tutta la difesa avversaria, portiere compreso. 2-0 al 15° della ripresa e verrà poi il gol del 3-0 al 35° ad opera di Mazur nell'azione che stiamo seguendo, che è forse la più bella di tutto l'incontro, con lo splendido tuffo del centrocampista polacco a battere a rete per il terzo gol. Ricordiamo ancora che sabato scenderà in campo l'Ungheria in un incontro di preparazione contro la Cecoslovacchia e sarà da vedere in quanto è squadra che fa parte del nostro girone. Abbiamo rivisto il